gara tra i ragazzi di Facaldo e di Dinamo, il tiro di Avolio con la palla che termina sul fondo. Il tifo dei Dinamo, lungo rilancio, la palla che termina fuori. Sorrentino poggia per Cuomo, scucchiaiata di Cuomo, di Marino, la mette giù di petto, poi controlla un po' il pallone e alla fine Uccelli esce, spazza via il pallone, messa giù con qualche difficoltà da Avolio, servito da Cedrola, la palla termina fuori, laterale. C'è Fasano tra i pali della Dinamo, come al solito un po' di problemi nelle file dei ragazzi in maglia rossa di Vincenzo, a cercare Di Marino, era buona la palla, poi Cedrola, palla lunga per Avolio, prova a metterla giù contro Di Vincenzo, lottano i due, palla viene allargata da Buccelli, laterale. All'indietro, verso il pallone, si impegna Buccelli che riesce a tenerla e poi Fasano spazza via questo pallone, si spegne sul fondo. Si riparte quindi da Pavanini, De Vincenzo, la gioca vicino, Cuomo non riesce ad andare, palla che arriva a Di Marino, l'out di destra, Di Marino fermato, palla che viene tenuta in campo. Poi Cedrola, bravo nel tenere vivo questo pallone, Avolio sbaglia il tocco, De Vincenzo avanza palla al piede, Ciro grasso terra, deviato, Cedrola si impegna a prendere questo pallone per Avolio, fermato, e poi Buccelli la tocca. Attenzione a essere troppo. Buonasera ragazzi. Sorrentino manda un saluto, licenziato Sorrentino Sanazzaro. Cuomo, siamo quest'ultima azione. Dentro a cercare Di Marino, palla allontanata, ancora Cuomo si inserisce, fallo, gamba tesa, interrompiamo il nostro collegamento. 3-1, fa caldo. Ebbene sì, Giovanni Sorrentino il migliore in campo, i Facaldo vincono 5-4. Giovanni, abbandoni la telecamera per scendere in campo, forse il risultato è migliore. Sì sì, momentaneamente, cioè, Marino che mangia le piadine congelate. No, è stata una bella partita, però il problema è sempre lo stesso, pecchiamo sempre di concentrazione, passiamo in vantaggio, congeliamo la partita e poi rischiamo sempre di riaprirla all'ultimo. Si è fatto male Checco, quindi abbiamo avuto delle defezioni in difesa, abbiamo alternato Ciro e Peppe, però alla fine siamo riusciti a... Siamo riusciti ad avere la meglio sulla Dinamo, anche loro erano molto rimaneggiati, grazie anche a decisioni di arbitrare a favore. Però possiamo dire che hai offerto tu il panino che sì, sta mangiando. Sì, siamo contentissimi anche perché ci siamo rifatti dopo Cacciasordi, dopo il pareggio vergognoso contro voi la settimana scorsa, e mo speriamo nel Boxing Day di dare continuità. Saluto Samba, mio caro amico, sempre presente, e niente, speriamo di vincere contro la Virtus Parigi. Grazie Giovanni. Buona serata a tutti. Ciao.